Il tuo giornale è molto duro, giustamente, su Renzi e la sua storia con l'Arabia Saudita. Ma io trovo che sia un fatto molto grave, tutti dovrebbero essere indignati nei confronti di questo atteggiamento. Non parlo a livello giuridico, l'ho raccontato caro figlio, quello che ha fatto Renzi è lecito, si può fare da un punto di vista giuridico, ma a voi sembra normale, accettabile eticamente e moralmente che un ex presidente del Consiglio, senatore tuttora in carica, vada da un principe accusato di quello che è accusato e gli dica invidio il vostro costo del lavoro, cioè invidio sostanzialmente la schiavitù, e lei potrebbe ricreare un nuovo rinascimento? Ma stiamo scherzando? Quindi credo che coloro, e non sono poi tanti, ma coloro che chiedono a Renzi il minimo sindacale, cioè che chieda scusa, che esca dal board saudita e che restituisca i soldi che gli hanno dati in Arabia Saudita, ecco, questo è chiedere il minimo sindacale a Matteo Renzi. E se Renzi recepisse queste critiche, ne uscirebbe bene e probabilmente non risulterebbe il politico, stando ai sondaggi, più detestato dagli italiani. Cioè, insomma...